Siamo qui dinanzi alla chiesa di San Pio da Pietrelcina e in questi giorni così particolari dell'anno liturgico, così ricchi di significato, siamo qui insieme a Padre Arcangelo Maira, che è un missionario scalabrignano, ed insieme a tanti amici con cui parleremo della Pasqua. Allora, Padre Arcangelo, innanzitutto benvenuto e grazie per essere qui insieme a noi. Spieghiamo chi sono i nostri amici e il perché noi siamo qui quest'oggi. Qui a una trentina di chilometri c'è un campo di accoglienza di rifugiati e tra loro ci sono anche dei cristiani e vengono a messa la domenica a Borgo Mezzanone insieme alla comunità del posto, e ogni tanto organizzo un piccolo giro a visitare i santuari del Gargano, qui a San Giovanni Rotondo, poi a Monte Sant'Angelo, Pulsano e poi scendendo a Manfredonia, dove abito. E oggi sono qui con un gruppetto, c'è una famiglia egiziana, un ragazzo egiziano, uno del Pakistan, una ragazza dello Sri Lanka e dell'Eritrea. E vengo da varie parti, però è bello vedere come sanno essere uniti malgrado questa diversità, non solo di nazioni ma anche culturali, con tradizioni diverse. Ecco, vogliamo innanzitutto spiegare qual è la loro religione. In realtà, lo dicevamo già prima, molto simile alla nostra, sono comunque cristiani e difatti questo legittima anche il loro essere qui, il loro conoscere questi posti così ricchi di significato. Dunque, gli egiziani e anche l'Eritreo sono copti, una chiesa che ha radici molto molto antiche, risale agli apostoli che sono andati in Egitto. Infatti la chiesa egiziana nei primi secoli della chiesa è stata un pullulare di santi, di spiritualità, di teologi molto molto brillanti. Poi col tempo, con l'arrivo poi dei musulmani, si sono ridotti una minoranza che non è così piccola e disparuta, sono un bel po'. Solo che ultimamente stanno vivendo delle persecuzioni, per cui alcuni hanno deciso di lasciare il paese. Tra l'altro persecuzioni anzitutto religiose, sì. Appunto. Quindi diciamo la loro religione in questo è meritevole, il fatto che comunque per portare avanti questa loro religione loro siano stati costretti, come spesso anche le cronache raccontano, ad abbandonare le loro terre per giungere sin qui. Allora, volevamo parlare del senso della Pasqua, ma anche della Quaresima, per quindi questa sofferenza, il senso della croce anche per i rifugiati. Politici. E loro, raccontandomi le loro storie di vita, quello che hanno vissuto, il paese, il viaggio più o meno avventuroso, ognuno ha una sua storia poi personale da raccontare. C'è chi ha lasciato un'attività commerciale fiorente perché è stata bruciata e è partito senza niente, chi semplicemente era il tranquillo che lavorava, ma il semplice fatto di essere cristiano gli si impedisce di crescere, di lavorare e così via, con piccoli o diciamo dispetti o più gravi, con rischio anche della morte, e questa gente è rimasta salda nella loro fede. Potrebbero benissimo dire ok faccio quello che mi dite, ma basta che mi lasciate campare. Invece no, la loro fede non riesce, fa parte di sé, e hanno vissuto lì nel loro paese questa fatica, questa sofferenza, no? E mi piace ricordarla come quella di Cristo, no? Che anche lui è stato rifiutato a casa sua, e anche lui ha dovuto lasciare già da piccolo la propria terra per trovare rifugio in Egitto, e poi non è tornato lì, è vissuto fuori e è girato poi un sacco, ed è stato ascoltato da alcuni e rifiutato da altri. Quindi questo paragone dei migranti con i rifugiati, con la vita stessa di Gesù, è qualcosa che mi è molto caro, e penso che dovremmo spendere proprio attenzione guardando i migranti, non soltanto pensare a loro come persone che hanno bisogno, che bisogna dargli qualcosa da mangiare, da vestire, ma che hanno qualcosa da raccontarci di questa fede forte, radicata, di questo loro coraggio di partire, di lasciare la loro casa come fece Abramo, questo venire qui e ricominciare piano piano a rinascere. E allora fare esperienza anche di una resurrezione, se vogliamo. E allora a volte mi domando, in questa Europa che si dice sempre meno cristiana, con chiese sempre più vuote, o pseudo cristiani che si dicono e poi fanno i mafiosi eccetera eccetera, o politici che poi rubano di qua di là,
loro vengono forse, possiamo vederli come dei missionari che ci parlano della sofferenza e della risurrezione di Cristo. E questo è il messaggio del missionario quando viene un posto, no? Questo è il nucleo della nostra, del nostro annuncio, l'annuncio pasquale. E allora loro ci stanno portando questo. Allora cominciamo a guardarli anche con quest'occhio. Loro, ma tanti altri che la fedeltà alla loro fede, anche se non è cristiana, la loro grinta di ricominciare, di ricostruire, di rinascere, in un momento di crisi dove ci scoraggiamo tante volte, ci stanno invece dando coraggio, speranza. E allora ringraziamoli di quanto ci stanno donando. E penso che è la cosa più bella che possiamo fare nei loro confronti è vederli in quest'ottica. Questo senz'altro. Ecco, parlavi delle loro storie, sono storie comunque di vita vissuta, anche di sofferenze, di patimenti. Ecco, qualche episodio particolare che ti ha colpito della loro storia? A me colpisce molto i viaggi, perché i viaggi durano molto, no? E quindi il momento del viaggio attraversando il deserto, il mare, oppure chi viene dall'est, dall'Afghanistan, dal Pakistan, quelle parti, alcuni hanno attraversato anche con camion, macchine, bus, con ogni mezzo che potevano trovare, anche lì ci sono dei deserti, anche lì ci sono delle montagne alte, attraversare sul Kurdistan, lì, i rischi della Turchia, in Grecia, poi la frontiera tra Turchia e Grecia, sono i campi, la frontiera è minata. Quindi devono passare lì, nascondersi nei camion, cioè tutto questo rischio che corrono per trovare un posto dove poter trovare vita, è un messaggio di vita in fin dei conti, no? Ci servono tanti piccoli particolari, però la cosa che mi colpisce molto è che quando arrivano mi fanno vedere magari le loro valigie, quello che hanno portato, i loro ricordi, trovo spesso che hanno una Bibbia o un Corano. Cioè non rinunciano alla loro fede. Quindi questo è un attaccamento alla fede da cui anche noi possiamo imparare, possiamo e dobbiamo imparare, perché comunque è gente che ha lasciato tutto per ricominciare in qualche modo, per avere una propria resurrezione personale, e ci lancia un messaggio davvero forte di speranza. Vogliamo parlare di questa resurrezione di cui magari certe volte perdiamo anche il senso, quello vero, quello importante. Il ricominciare una nuova vita qui vuol dire imparare la lingua, tutta la fatica dei documenti, l'essere la fatica di trovare una casa, è una fatica anche questa, non è così facile riprendere. Però la motivazione di fondo, anche i nostri italiani che sono emigrati all'estero, penso ai miei genitori in Svizzera, ma tanti altri di questa zona del Gargano che sono in Germania, il motivo è sempre quello: dove posso vivere. L'uomo cerca sempre la vita, ciò che ci dà forza è avere questa fede che la vita ci aspetta, non ci aspetta la morte, lo scoraggiamento, il buio. Siamo incamminati come cristiani in modo particolare poi verso la risurrezione, verso la vita, verso la gioia eterna, non verso qualcosa di buio, di sconosciuto. In questo senso il migrante porta con sé questa grinta, no? E anche noi siamo chiamati a partire, lasciar perdere i nostri bui, i nostri scoraggiamenti, le nostre crisi che ci soffocano, o pseudocrisi, perché a volte ci riempiamo di tanti bisogni inutili che pensiamo di essere in crisi, ma camminare con coraggio, sempre con coraggio e con positività, guardando il futuro come una vita che ci aspetta e non una tristezza che ci aspetta. Questo è senz'altro forse il messaggio che dobbiamo riscoprire, che dobbiamo andare a ripescare della Pasqua. Parliamo, dicevamo prima, della loro religione, del loro essere appunto cristiani copti. Quali sono le differenze rispetto dalla nostra Pasqua rispetto alla loro? La loro intanto è una settimana dopo la nostra, loro usano ancora il calendario giuliano mentre noi abbiamo quello gregoriano, no? Dove per sbagli e errori di calcoli, proprio perché il mondo diceva per fatti suoi, no? Secondo i nostri numeri, noi abbiamo tolto 10 giorni dal calendario per poter adeguarci al movimento del sole e della terra,
E allora sono rimasti invece all'antico calendario, per cui Pasqua per loro è una settimana dopo della nostra. Questo come gli ortodossi anche, ma questo è il minimo. Poi il loro modo di celebrare, di essere organizzata come chiesa, i riti che hanno, e usano molto le icone, ad esempio, un po' somiglia agli ortodossi, no? Piccole cose, ma la fede nei sacramenti, nella risurrezione, nella Trinità è sempre la stessa. In questo ci riconosciamo e facilmente ci sentiamo a casa dove andiamo, andiamo. Ecco, tu li stai conducendo quest'oggi attraverso dei luoghi forti della cristianità, tra cui questa magnifica basilica, questa magnifica chiesa che loro adesso si apprestano a conoscere, a visitare. Hanno già fatto invece la loro visita, c'è già stata nel Santa Maria delle Grazie. Allora, qual è stato, come sono stati a conoscere questi luoghi, a conoscere anche un santo che tra l'altro mi dicevi qualcuno già conosceva anche nelle loro terre? Sì, perché i francescani sono un po' dappertutto nel mondo e se ci sono cappuccini mettono subito qualche immagine di Padre Pio. E così nella scuola dove andava la piccola Sara e c'era una statua di Padre Pio, allora lo vedevano, lo hanno riconosciuto quando sono arrivati qua. I luoghi, i santuari sono luoghi intensi di preghiera, no? È quello che attirano i pellegrini. E attirano i pellegrini qui a Monte Sant'Angelo, a Gerusalemme, a Santiago, a Roma e varie parti, no? Ma è bello vedere che c'è questa voglia di andare a trovare qualcosa di conosciuto, ma poi stando sempre al CARA, fagli conoscere prima che poi lasciano il CARA e vanno ad abitare non so dove in Italia, che vedano almeno qualcosa di bello qui nel Gargano, anche perché c'è così tanto da offrire che a volte gli stessi abitanti della zona non riescono ad apprezzare più di tanto, no? Come sta magnifica basilica, no? Una delle grosse caratteristiche è la continuità tra il pavimento esterno dove siamo noi e interno. Segno, non solo con questo pavimento, ma anche le arcate dicono l'incontro tra noi andiamo verso Dio e Dio che viene verso di noi, no? C'è questo incrocio, questo abbracciarci, no? E sembrano due braccia che ti abbracci con gli archi. C'è questa continuità tra fuori e dentro, la vita fuori e la vita dentro la chiesa. Cioè, è questa vita che si incontra, va dentro e da dentro viene catapultata di nuovo fuori. Ecco questa spirale che ti lancia di nuovo nel mondo, no? È una chiesa che esprime magnificamente questo, no? E ritorno a pensare alla loro vita che adesso va da Cristo, il pilastro centrale, e da lì dove prende nuova forza per riprendere la strada fuori. Comunque cristiano dove si trova, qui nel piazzale, la direzione non la perde mai. Da ogni si trova anche sotto, nei saloni sotto, trova sempre la strada e la direzione dove andare, che è la vita. È la vita, quindi senz'altro un messaggio che è anzitutto quello pasquale, quello fondamentale per il nostro essere cristiani. Questa Pasqua di resurrezione va riscoperta in qualche modo. È il centro della nostra fede, se è tenuta sempre viva, non solo a Pasqua, tutto l'anno, ogni domenica è Pasqua di per sé, quindi anche domani festeggiamo Pasqua. Un grande messaggio poi di speranza, perché ci dice che comunque la vita non è questa, non è fatta solo delle sofferenze, dei patimenti che queste persone, ma che poi tutti viviamo nella nostra quotidianità, ma c'è qualcosa, questa è solo una minima parte rispetto al grande progetto che Dio ha per noi. Che è ancora tutto da scoprire, quindi ecco un altro elemento che ci porta a guardare avanti, no? E sembra da scoprire giorno per giorno. E forse riflettere più su questo ci spinge anche a dare un significato, un valore vero ai nostri giorni, a saperli sfruttare al meglio in vista di quel progetto. Allora adesso entriamo, visto che ne abbiamo parlato, nella chiesa di San Pio, la facciamo conoscere a tutti quanti e attraverso la visita in qualche modo riscopriamo ancora questo messaggio pasquale di resurrezione e di vita di cui abbiamo parlato. Thank you.
Siamo all'interno quindi della chiesa di San Pio, abbiamo portato a conclusione in qualche modo questo giro, l'inizio di questo pellegrinaggio che continuerà per loro attraverso l'abbazia di Pulsano e anche Monte Sant'Angelo. Parrarcangelo ha preso in braccio Dudu, allora con questa immagine ci vogliamo lasciare lanciando anche ai nostri telespettatori un messaggio per Pasqua. Pasqua, che è il centro della nostra fede, è proprio la vittoria della vita sulla morte, e penso che siamo chiamati a cercare nelle nostre giornate ogni segno di risurrezione. Non pensiamo che è soltanto alla fine della nostra vita, quando noi moriamo, ma ci sono segni ovunque di risurrezione. Io l'ho scoperto nei nostri amici rifugiati e in tante altre persone che ho conosciuto, di malati che, malgrado la sofferenza, sanno riprendersi, accettare la sofferenza e comunque riprendere la loro vita, e in modo diverso sicuramente. Ci sono mille esperienze di risurrezione intorno a noi, in primavera la natura che rinasce, la gioia di un bambino che gioca, che pensa a vivere, a crescere, e tanti altri. Ognuno nella propria giornata è chiamato a trovare questi segni di risurrezione, e sono questi che ci fanno guardare con fiducia il futuro, e in modo particolare in questo momento dove c'è molta sconsolazione della crisi, questo, quell'altro, confusione mondiale, e non si sa bene come va. Tanta gente, tanti giovani fanno fatica a sposarsi, a mettere su bambini, perché hanno paura che dopo chissà cosa vivranno. Viviamo sommersi di paure, e invece come cristiani non possiamo fermarci al venerdì. Dobbiamo pensare che c'è sempre una domenica davanti a noi, una domenica di risurrezione, di vita, che ci aspetta. Mi piace questo segno di che ci aspetta, cioè che ci chiama ad andare verso questa gioia. E allora camminiamo, cerchiamo, non scoraggiamoci, e allora faremo Pasqua. Grazie.